Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi si vola senza drone, o meglio volo senza il drone. Siamo qua a Ciampedie, a circa 2000 metri d'altezza, in Val di Fassa, in questa località fantastica che si raggiunge con una cabinovia, e quando si arriva qua sopra si ha la possibilità di provare una giostra green, che è un tubo d'acciaio che gira tutto attraverso un bosco che scende fino a valle, e a questo tubo d'acciaio veniamo appesi con un, diciamo, una sorta di altalena, di culla, quindi si scende in maniera abbastanza lenta, 15 all'ora circa, e tutto di tornanti e curve contro curve, ma in maniera davvero spettacolare, sembra il volo di un uccello attraverso il bosco. Quindi tutto questo lo farò con Insta360 One Air e cercherò di trasmettervi appunto attraverso lei le emozioni di questa giostra green, e così magari chi vuole venire sa a che cosa va incontro e che cosa si perde se non lo fa. Quindi adesso, senza perdere tempo, proviamo a volare qua in Val di Fassa a Ciampedie, a 2000 metri circa d'altezza. Ciao, grazie. Ragazzi, spettacolo, spettacolo vero. Se venite da queste parti, ragazzi, dovete farlo assolutamente, incredibile. Spero che con Insta360 One Air riesca a trasmettervi le stesse emozioni, perché l'ho attaccata qua, ma c'è davanti il moschettone. Spero che comunque riesco a avere delle inquadrature decenti, perché ragazzi è spettacolare. Se pensiamo che è tutta una cosa green, nel senso che non c'è niente di meccanico, o meglio di elettrico, o comunque di motorizzato, è fantastica, fantastica. Guarda che pensata da questa cosa, è bellissima, bellissima. Stamattina l'ho fatta anche con mia figlia, quindi per anche i bambini piccoli, anzi tenete il seggiolino del bambino piccolo davanti a voi, quindi non posso stare mai da voi, e sta tranquillo. Spettacolare, spettacolo, guardate che bello, ma poi è lunghissima, è davvero davvero lunga, Poi ci sono questi sali scendi, nel senso, o meglio, non sono sali scendi, sono solo scendi, però questi, non so come dire, questi dossi in discesa, e sembra che si sta staccando tutto, bellissimo, bellissimo. Ecco, queste gobbe qua sono spettacolari, perché fanno scendere, però la velocità è sempre costante, che le, diciamo, le rotelle che trasportano il tutto, cioè noi, frenano tantissimo, e quindi la velocità è costante, intorno ai 15 km all'ora, ed è bellissimo, bellissimo. Spero che Insta360 riesca a riprodurre l'emozione di questo volo, perché comunque per loro il nome di questa, diciamo, attrazione è Flyline, quindi è una sorta di volo anche senza drone. Vedete che si può volare tranquillamente.
guardate che curva lì sotto, guardate che tornante, guardate, fantastico. Adesso la facciamo, olla, è bellissima. E la velocità, ragazzi, è sempre sempre costante, non c'è un aumento di velocità quando c'è, diciamo, queste discese. La velocità è sempre la stessa, e quello è il bello, che crea questa sorta comunque di volo rilassato, perché la velocità essendo sempre la stessa non ci crea questa sorta di adrenalina o di agitazione o di paura, magari anche per chi magari ha paura un po' della velocità, no, è sempre costante ed è top. Infatti ci vanno di tutte le età su questa cosa, ho visto, le persone anziane, ai bambini, ovviamente, anche se i bambini sono quelli che poi hanno meno paura di tutto, però dai bambini alle persone anche molto anziane ho visto che salgono, perché comunque è una giostra, chiamiamola così, una trazione che davvero crea una bella emozione, comunque crea anche relax. Ma credo che siamo quasi arrivati alla fine, sì, là in fondo, anche perché poi una volta che si arriva in fondo si riprende la seggiovia che ci riporta su da dove siamo partiti, quindi si fa tutto anche senza far fatica, si prende la nostra bella seggiovia e si torna su. Spettacolo vero, ragazzi, spettacolo vero. Poi quando si ruota su se stessi, perché comunque, a parte l'andare in avanti seguendo il tubo, essendo una specie di culla dondolo appesa per queste, diciamo, due cinghie, c'è anche una rotazione su noi stessi, quindi ruotiamo anche su noi stessi ed è fantastico. Guardate, ultima rotazione che ho fatto. Ok. Ragazzi, fantastico. Super super divertente. Adesso mi tolgo la cinghia che è sotto al marsupio. Ok, fantastico. Quindi adesso entriamo, prendiamo la seggiovia e ritorniamo da dove siamo partiti. Quindi, ragazzi, chi di voi viene a Ciampedie a 2000 metri al cantinaccio assolutamente deve fare il flyline. Mi raccomando, fatelo assolutamente. E se avete dei bambini ancora di più, perché loro veramente lo apprezzano ancora, ancora più di noi.